Questo è il corpo del reato. Sto ladrone stava a baracco il piede, gli passava la carta, vedi? E bravo. Dentro anche tu con gli altri, via! No, aspetta, alto! Io non posso essere arrestato che per ordine espresso del cardinal vicario. Sono il marchese Onofrio del Grillo, duca di Bracciano, guardia nobile e cameriere segreto di sua santità Pio VII. Mio coglione, io sono generale comandante Francesco della Piazza di Roma, amico intimo di Napoleone, e perciò ti schiaffo dente per resistenza alla ronda pontificia. Falsa generalità, nobiltà abusiva, sono cazzi tuoi. In galera! Allora devo provare forza, camminare, via! A che fai? Ma che c'entravo lui? Silenzio! Che succede qua, Marcello? Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Gioco d'azzardo, rissa, a mano armata e falsa generalità. Eccoli, sti galantomeri. Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese, allora, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia? Che ci faccio? È proprio lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua. Ma davvero? Ma che, ti sei ubriacato? Te metti a restare il marchese del Grillo? Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni. E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari. E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto ieri. Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera. No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso. Naturalmente. Andiamo, Riccio. Mamma, Riccio, vai a vedere come vanno i lavori in via dei Banchi Vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. C'è pure per culo.